Tu che hai plasmato le creature imprimendo in loro l'impronta mirabile della tua gloria. Tu che hai illuminato Non lo faccio l'intimo di ogni indietro. uomo con la luce del tuo volto. Volgi su di noi il tuo sguardo e abbi pietà di noi, della nostra debolezza, della nostra povertà. Volgi i tuoi occhi sul nostro lavoro, sulle nostre fatiche di ogni giorno. Guardaci. Siamo artisti, i tuoi artisti. Siamo pittori, scultori, musicisti, attori, poeti, danzatori, conduttori televisivi. Vediamo Siamo i tuoi piccoli che amano vivere sulle ali della poesia per poterti stare più vicino e per aiutare i fratelli a guardare più in alto nel tuo cielo e più in profondità nel loro cuore. Perdonaci se siamo fragili e incostanti, ma siamo uomini. Donaci la tua forza, quella che scopriamo nella tua parola, quella che sentiamo nella tua grazia, quella che riceviamo dalla tua Eucaristia. Da quel pane spezzato che è comunione, fraternità e gioia. Ti preghiamo per noi, per tutti gli artisti, per il mondo distratto, fa che possiamo aiutare tutti gli uomini a scoprire qualcosa di te attraverso la nostra arte. La nostra vita sia un canto di lode alla tua bellezza e le nostre opere i raggi luminosi che illuminano le strade degli uomini, come ha fatto Fabrizio. Donaci il tuo perdono e la tua benevolenza. Donaci il tuo spirito di sapienza e di bellezza. Ispiraci con il tuo amore e la tua grazia. Donaci ali stupende affinché con l'arte ci innalziamo fino a te. Te lo chiediamo per Cristo Gesù, Signore e fratello nostro. Amen.